Buonasera a tutti. Ecco, tocca a me dare il via a questo incontro significativo. In primo luogo mi fa piacere proprio ringraziare, penso interpretando anche il pensiero di tutti, il Centro Culturale Primo Levi che ha organizzato questo evento, così come organizza tanti altri eventi offrendoci la possibilità di seguire iniziative, riflettere, partecipare a momenti culturali e anche di pensiero, di confronto. Un centro culturale dedicato a Primo Levi, così come a Primo Levi è dedicato il premio che oggi viene assegnato a Sebastián Salgado. Primo Levi, che sopravvissuto a una tragedia che però lo ha segnato profondamente, capace di trasmettere a noi sia il senso della tragedia che Primo Levi aveva vissuto, che anche un senso di sforzo di recuperare una serenità nel guardare alle vicende del mondo. Primo Levi, che è stato anche capace di parlarci in alcuni dei suoi libri, come non so, La chiave a stella o Il sistema periodico, del rapporto tra l'uomo e il proprio lavoro e anche la passione che si può esprimere in un rapporto positivo, quando ciò è possibile, con il proprio lavoro. E a Primo Levi è dedicato anche il premio che il Centro Culturale assegna ogni anno, e lo ha assegnato ormai da tanti, tanti anni a personalità diverse, ma caratterizzate da segni comuni. E fondamentalmente il segno comune che univa tutte le diverse persone che hanno ricevuto il premio Primo Levi in questi anni è quello dell'impegno politico, civile, culturale. Persone impegnate in vario modo nella società, nel mondo in cui viviamo, e impegnate però sulla base, pur nelle differenti sensibilità, di una comune condivisione di valori, di apertura mentale, di tolleranza, di inclusione, di rispetto degli altri. Sono valori che non sono, diciamo così, unanimemente condivisi, ma sono valori però per noi fondamentali. In questo caso si premia Sebastián Salgado. Quando parlavo di Primo Levi e mi veniva in mente la chiave a stella, mi era venuto in mente proprio per questo rapporto col lavoro, la professionalità, la maestria, se vogliamo, nello svolgere il suo lavoro di fotografo, di cui Salgado ha dato prove per tutta una lunga vita di impegno professionale. E al tempo stesso, ovviamente, oltre alla professionalità, questo rapporto col proprio lavoro, un lavoro capace anche poi di essere interpretato in modi nuovi e diversi a seconda appunto delle sue stagioni della vita professionale, accanto a questo c'era appunto un modo di legare il lavoro a uno stare nel mondo, e quindi un lavoro di fotografo che parte con un lavoro da fotoreporter nella tradizione di grandi fotografi che hanno documentato la storia, di cui anche a Palazzo Ducale noi abbiamo potuto vedere in una serie di mostre significative i prodotti,
alle immagini delle persone che si spostano in cammino da un paese all'altro, dalle loro terre di origine a nuove terre, viaggi spesso dolorosi e drammatici, al lavoro umano, al lavoro in questo caso non come quello di cui parlavo prima, della chiave a stella di Primo Levi o del lavoro del fotografo soddisfatto e impegnato nell'esercitare la propria professione, ma un lavoro disperato, un lavoro che anche svolto in anni recenti o anche oggi in varie parti del mondo, che ci fa ricordare davvero una condizione di tipo schiavistico nell'esercizio di questo lavoro, le miniere d'oro del Brasile, in cui la ricerca dell'oro poi in realtà si traduceva in condizioni di lavoro inumane. E poi ancora le immagini delle popolazioni dell'Amazzonia, o ancora per venire a immagini più recenti che molti di noi hanno potuto vedere proprio a Palazzo Ducale, le immagini nel progetto Genesis delle diverse zone del pianeta dove la presenza dell'uomo è ancora limitata, non è così pervasiva. Quindi un lavoro da grande fotografo che ci ha restituito tante immagini. E una considerazione che volevo fare era sulla forza delle immagini e sul linguaggio delle immagini, perché siamo in un periodo in cui mi capita spesso di ragionare sui diversi linguaggi che si possono usare per comunicare e che cosa si riesce a comunicare utilizzando determinati linguaggi. E spesso quello che mi vedo davanti non è particolarmente confortante, né pensando alle forme del linguaggio, né ai contenuti che certi linguaggi veicolano. In questo caso noi possiamo fare una riflessione sulla la forza delle immagini, quindi il linguaggio di Salgado come fotografo e che cosa ci comunica. Intanto la forza delle immagini è una forza dirompente, e in questo caso probabilmente c'è, ma non sono un critico di fotografia, quindi parlo da cittadino, da persona normale che le guarda, c'è sia una straordinaria maestria professionale, l'essere un grande fotografo, sia la capacità però di cogliere, di trasmetterci, fotografando certi oggetti, certe persone, certi ambienti, trasmetterci dei messaggi, le due cose insieme, e questo ci fa pensare, ed è per questo che oggi mi sento anche di dire grazie a Salgado, penso interpretando il pensiero della stragrande maggioranza dei presenti. Dirgli grazie perché ci fa pensare. E ci fa pensare non soltanto al nostro quotidiano, a questo siamo in grado di bene o male di pensarci anche da soli, ma di andare un po' oltre. Prima si rifletteva, come è anche giusto fare ogni tanto, sui destini del nostro mondo. È chiaro che se vogliamo pensare ai destini del nostro mondo, sì, certo, dobbiamo partire dal nostro quotidiano, ma dobbiamo andare un pochettino oltre. E le fotografie di Salgado ci spingono in quella direzione. In ultimo, mi fa molto piacere che questo evento, questo Primo Levi a Sebastian Salgado, venga conferito nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova. Un palazzo in cui da anni noi ci sforziamo di proporre eventi culturali e momenti aperti a tutti i cittadini della città,
di grande livello, non provinciali, di una città che guarda al mondo, che si confronta, che riflette su se stessa, consapevole che riflettendo su se stessa riflette su una parte del mondo, ma su un mondo che è molto grande, pieno di contraddizioni, di potenzialità, che per essere colte e comprese hanno bisogno anche di interpreti come Salgado. Grazie. Buonasera. Sono trascorsi 24 anni da quando per la prima volta con Elie Wiesel, premio Nobel per la pace, è stato conferito il premio internazionale Primo Levi, a chi ha contribuito, come recita l'atto costitutivo, alla pace e alla giustizia per un mondo libero da pregiudizi, razzismo, intolleranza, con ciò ponendosi nel solco dell'insegnamento portato avanti da Primo Levi nel corso della sua vita e con le sue opere. Abbiamo accolto con il sindaco di Genova negli anni passati in questo grande salone, simbolo della gloria passata della Repubblica Genovese, altri premi Nobel e altre grandi personalità che nei periodi più bui della storia moderna erano riusciti a superare i momenti tragici della loro vita per riproporsi al mondo e per portare anche qui e tra noi la loro testimonianza. In questo viaggio, attraverso il loro vissuto, queste donne e questi uomini giunti da vari paesi per ritirare il premio internazionale Primo Levi ci hanno ricordato fatti, persone, momenti, ci hanno invitato a immergerci nei loro racconti, ma soprattutto ci hanno chiesto di immaginare quei luoghi dove avevano vissuto, le genti che avevano incontrato, con la speranza di essere riusciti a trasmetterci quanto era stato faticoso il percorso della loro vita. Oggi non so di quanto ci hanno raccontato sia rimasta ancora viva in noi che l'avevamo ascoltata. E forse, perché era mancato nel loro racconto e non poteva essere altrimenti, quell'elemento che avrebbe permesso, al di là del fatto emozionale, di incamerare il loro vissuto nella sua complessità e registrarlo visivamente. Noi viviamo da tempo nel mondo delle immagini, cioè in quel processo che ci avvolge e ci rincorre con tutti gli strumenti che la civiltà moderna ha messo a disposizione dell'uomo, in quel mondo di volti, di luoghi che non appena visti scivolano via per lasciare il posto ad altre immagini e ad altre ancora e di cui perdiamo molto spesso il ricordo e soprattutto il senso. Stasera, con Sebastiano Salgado, il Centro Culturale Primo Levi premia uno dei più grandi fotografi del mondo, colui che grazie alla sua formazione di economista e al suo forte impegno morale, civile e politico ha sempre sostenuto che nel suo lavoro una sola immagine non può mai rappresentare le particolarità di una situazione complessa, ma che lo può fare solo l'insieme di tante immagini che sono il frutto di un progetto nato dopo una lunga indagine sul territorio. E per fare ciò si è servito della macchina fotografica come di uno strumento necessario per portare la consapevolezza e la coscienza delle persone, la povertà del mondo, la violenza verso i più deboli, lo sfruttamento dell'uomo, le migrazioni per povertà o guerra, la fame o la sete, che hanno colpito e colpiscono ancora intere regioni del pianeta, ma anche, infine, al termine di un lungo percorso che ha attraversato le tante tragedie del mondo, la bellezza della natura come modello di equilibrio e fonte di conforto. Sebastiano Salgado nasce in Brasile in una fattoria all'interno di una grande valle, dai grandi spazi dove è cresciuto, come racconta, con le immagini dei cieli carichi di nuvole trafitti dalla luce, quelle luci straordinarie che, dice, sono entrate nelle sue fotografie e che lo hanno seguito per tutta la vita. A 15 anni si trasferisce in città per continuare gli studi, frequentando compagni
che militavano nei gruppi della sinistra. Si iscrive alla facoltà di economia e il giorno dopo la laurea sposa Lelia Vanik, la donna che lo seguirà per tutta la vita. Il 21 marzo 1964 un colpo di Stato in Brasile rovescia il governo legittimo e instaura un regime militare che durerà fino al 1985. Con Leila partecipa al grande movimento popolare contro la dittatura fino ad essere entrambi costretti o a entrare nella clandestinità o a lasciare il paese. Allora si rifugiano in Francia, dove si impegnano subito ad accogliere coloro che fuggono dalle dittature che opprimono i paesi dell'America Latina. Nel 71 si trasferisce a Londra e dalla Banca Mondiale, dalla FAO, è incaricato di organizzare dei progetti di sviluppo economico in Africa. Quell'Africa da lui tanto amata e dove è stato per lui come ritrovare il suo paese, che portava ancora in sé i segni profondi dell'arrivo degli schiavi africani che i portoghesi avevano condotto in Brasile. E dove, nel Kivu, collaborerà a installare la prima delle tante unità di produzione del tè per scoprire 20 anni dopo che quelle erano diventate delle splendide piantagioni, ma per vederle poi completamente distrutte in quella terra devastata dal conflitto tra Hutu e Tutsi a cui assisterà sconvolto. E quando, in questa stessa sala, abbiamo conferito il Premio Internazionale Primo Levi 2014 al medico congolese Denis Mukwege, più volte candidato al Premio Nobel per la pace, per il quotidiano impegno con cui cura e risana ogni anno 40.000 donne violentate in guerra, anche noi ci siamo trovati, anche se da lontano, di fronte a questa tragedia che ha toccato gli stessi luoghi e che ha rappresentato con i 2 milioni di morti il più grande genocidio avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1977, per 7 anni, Salgado lavora il primo grande affresco fotografico progettato dalla moglie Leila, dal titolo Altre Americhe. Visita l'Ecuador, il Cile, il Perù, la Bolivia, il Guatemala e il Messico. E grazie all'amnistia proclamata in quell'anno, nella stessa occasione può tornare in Brasile, la patria da cui si era esiliato e che da allora inizia a fotografare, scoprendo il nord-est, la catena delle Ande, ma soprattutto le diverse popolazioni indigene che incontra. Ha vissuto con loro per anni, si è dovuto adattare ai loro costumi e al loro sistema di vita, affinché, superata la iniziale diffidenza, lo accettassero e si facessero fotografare perché potesse testimoniare così la sofferenza e la dignità di quelle popolazioni tanto disprezzate in una regione dimenticata dell'America Latina. A seguito di una grande campagna di assistenza di Medici Senza Frontiere a favore delle popolazioni vittime della siccità, Salgado visita il Mali, l'Etiopia, il Chad e il Sudan. E quando nell'85 presenta il giornale francese Libération, dopo il suo primo viaggio nel Sahel, alcune immagini del suo lavoro sulla siccità e la carestia che decimavano di nuovo questa parte dell'Africa, quelle immagini pubblicate dal giornale e in un libro dal titolo Sahel, l'homme et la détresse, documenteranno la sobrietà e la dignità di quelle vite tanto più preziose quanto peggiori erano le condizioni della loro esistenza. Quelle stesse immagini faranno il giro del mondo, saranno premiate ed esposte per diventare uno dei simboli che aveva contribuito alla causa umanitaria. A metà degli anni Ottanta Sebastiano e Leila pensano a un progetto con cui vogliono rendere omaggio al lavoro dell'uomo. Per far questo Salgado realizza una quarantina di reportage in tante parti del mondo per far conoscere e testimoniare la centralità dell'uomo rispetto al lavoro, quel lavoro che stava vivendo allora un momento cruciale della sua evoluzione. Il reportage esce nel 1993 con il nome La mano dell'uomo e nel quale fotografa tanti diversi momenti dell'attività umana come le tonnare in Sicilia, i cantieri di Danzica, i pozzi incendiati nel Kuwait, una fornace nel Kazakistan. Anche se resta indimenticabile il servizio fotografico di lui fatto sulla miniera d'oro della Serra Pelada nel nord del Brasile.
una miniera che si è presentata ai suoi occhi come una voragine grande quanto un immenso stadio, e dove a 70 metri di profondità lavoravano 50.000 uomini che salivano e scendevano fin dal fondo con scale di corda, senza alcuna protezione e tutto per scavare con il piccone con le mani e portare in superficie un sacchetto di fango che poteva contenere, sì o no, una pagliuzza d'oro. Non erano schiavi, scrive, o meglio, lo erano nella misura in cui desideravano arricchirsi. E quando pubblica nel 1993 il reportage In Cammino, un progetto che l'ha tenuto occupato per 6 anni dedicato alla tragedia dell'emigrazione e durante il quale ha percorso molti paesi dall'Asia all'America, all'Europa, all'Africa, per fotografare le tante popolazioni costrette a fuggire dai luoghi dove erano nati o per la fame, o per le persecuzioni, o per la guerra, ricordava nel contempo di essere stato lui stesso un emigrato dal suo paese. Una caratteristica che porterà racconta sempre con sé. Ha descritto il passaggio dei migranti attraverso il Messico, l'esodo degli ebrei russi dall'Unione Sovietica, la migrazione vietnamita, i palestinesi in Libano, l'agonia dei curdi, i rifugiati nell'ex Jugoslavia, vittime di una guerra così vicina alle nostre coste, e solo per citare alcuni di quelli che sono a noi più noti nella grande tragedia dell'emigrazione. Oggi, che noi viviamo toccati da questa stessa tragedia e che ci riguarda da vicino, con l'arrivo di tanta gente in fuga dalla guerra o dalla fame, dobbiamo troppe volte constatare l'incapacità di molti di passare dall'io all'altro, non pensando che è solo con l'accoglienza e l'integrazione che bisogna offrire a ogni essere umano che chiede aiuto che si può stabilire un rapporto etico tra soggetti diversi, facendoci diventare noi stessi responsabili per loro, ma obbligandoci anche a interrogarci su noi stessi. È stato a questo punto della sua vita che Sebastiano Salgado ha deciso di porre fine al lungo viaggio attraverso il mondo delle ingiustizie, delle sofferenze, della povertà, e in cui il viaggiare non ha solo voluto dire oltrepassare le frontiere, ma anche scoprire, dopo essere passato oltre, di essere sempre pure dall'altra parte della frontiera. È nato allora in lui il bisogno di tornare in patria, quella Heimat, come scrive Bloch, la casa natale che ognuno crede di vedere nell'infanzia, ma che si trova alla fine di un viaggio che è circolare. Si parte da casa, si attraversano i mondi per ritornare a casa, anche se quella casa è molto diversa da quella che avevamo lasciato. E infatti, di fronte alla devastazione della valle in cui Sebastiano era nato e cresciuto, lei l'ha pensato di dedicarsi a un'idea che sembrava allora impossibile, partendo proprio dalla terra dei suoi genitori, denunciare l'inquinamento e la distruzione delle foreste avvenute in Brasile con l'arrivo dei portoghesi, ripiantando gli alberi che la deforestazione aveva praticamente cancellato e dove l'acqua piovana scorreva senza che nulla la potesse trattenere. Hanno deciso così entrambi di investire tutto il frutto del lavoro di una vita in un progetto che prevedeva di ripiantare grandi quantità di alberi. Grazie all'aiuto di enti e fondazioni, non solo brasiliane, sono riusciti a ripiantare 2 milioni di alberi di oltre 300 specie diverse per ricreare non solo la riforestazione della loro valle, ma anche di estensioni di terre sempre maggiori, dove sono tornate tante specie di animali. E grazie anche alla creazione di un vivaio dalla capacità di 1 milione di piante all'anno che ospita l'Istituto Terra, un centro di formazione della foresta aperto anche agli alunni delle scuole della regione. Nel momento in cui ebbero la percezione di quanto entrambi erano riusciti a ottenere, decisero allora di realizzare un documento fotografico per mostrare la bellezza del pianeta, cercando i posti dove l'equilibrio è ancora evidente, possibile, umano. Solo la natura ha dato loro la risposta che cercavano. Così è nata Genesis, frutto di 32 reportage per un viaggio di Salgado durato 8 anni in ogni angolo della Terra, alla ricerca di spazi ancora incontaminati e nei luoghi più impensabili, scegliendo ancora una volta il bianco e nero per rendere omaggio, come scrive,
alla natura in modo da far emergere la sua dignità e impegnandosi nella sua difesa. Questa stessa mostra è stata recentemente ospitata con grandissimo successo nelle sale di Palazzo Ducale. Sono arrivata alla fine del mio discorso. Manca la fine di un lungo viaggio che ho compiuto attraverso alcuni dei più significativi reportage di Sebastiano Salgado, ma mi sono nutrito anch'io della forza di tutte quelle immagini che esprimono col rigore di ogni inquadratura verità e dignità, senza mai far appello alla nostra commozione. E a proposito di questo vorrei chiudere con un breve ricordo della figura di Primo Levi, cui è intestato il premio. Primo Levi, scrive Davide Mainaggi, ha rappresentato un riferimento per il modo con cui ha testimoniato l'esperienza dell'aria, per come ne ha scritto e parlato, per l'assenza di odio che ha caratterizzato le sue prese di posizione, per l'accento posto sul voler capire e spiegare in una prosa limpida e chiara l'irraccontabile, per l'assenza più completa dell'enfasi col rifiuto di ogni artificio retorico, deputata alla facile commozione, al sentimentalismo e al vittimismo. Io credo che forse mai come in quest'anno, con Sebastiano Salgado, il premio internazionale Primo Levi si è dato a chi? Per i suoi ideali, per il suo impegno politico e sociale, per il suo percorso di vita, per il suo rigore di testimone del tempo, si sia più avvicinato a quell'immagine che Primo Levi ha lasciato di sé quel giorno di aprile di 30 anni fa, e che fu anche l'immagine che ci indusse allora di dedicare il nostro centro al suo nome. E anche per questo ho sentito ancora più grande l'onore di consegnare, unitamente al sindaco di Genova, il premio internazionale Primo Levi 2016 a Sebastiano Salgado. Bene, dopo la bellissima presentazione del presidente del centro Primo Levi e prima di dare la parola, come voi tutti attendete, a Salgado, a me il compito di dire qualche parola sulla sua fotografia, sulla visione fotografica. Sarò breve perché tutti attendete il protagonista della serata, naturalmente. Il primo aspetto che colpisce studiando la fotografia di Sebastiano Salgado è l'articolazione del suo lavoro in poderosi progetti a lungo termine. Prendendo a prestito la definizione di Christian Cojol, i reportage di Salgado sono delle vere e proprie saghe planetarie, in cui la prospettiva di indagine non è mai sollecitata dall'urgenza immediata, dove non succede nulla se non la persistenza di una situazione, critica o semplicemente peculiare. Salgado è consapevole che una sola immagine non può riassumere la complessità di una situazione e che solo un racconto per immagini lo permette dopo una lunga indagine sul campo. Nei suoi progetti Salgado costruisce una grammatica riconoscibile, una chiave di lettura del mondo, il cui scopo dichiarato è a un tempo quello di rivelare, di far prendere conoscenza e conservare la memoria. Anche l'uso del bianco e nero fa parte di questa grammatica, consegnando all'osservatore un'immagine asciugata dall'elemento del colore e come tale da interiorizzare poco a poco. Osservando le fotografie dei lavoratori di Workers, le migrazioni epiche di Exodus o anche le immagini di Genesi, l'osservatore viene accompagnato a prendere coscienza di fenomeni di portata globale,
da una prospettiva che non appare esagerato definire macroeconomica, con la forza delle immagini che solo la fotografia è in grado di restituire, con la potenza e l'immediatezza tipica del mezzo. Non è difficile intuire, anzi lo dice lui stesso, che come tale prospettiva gli derivi dalla sua formazione, divenuta un habitus mentale con la quale osservare e raccontare il mondo. Il secondo aspetto che mi piace evidenziare è legato alla passione e alla responsabilità. Salgado afferma che non è possibile produrre buone fotografie senza appassionarsi. Del resto non si trascorrono 5 anni in Africa se non la si ama davvero, così come non ci si può imporre di passare per molti mesi insieme a un gruppo di minatori se non si è fortemente motivati a farlo. Ma la passione in Salgado non è mai fine a se stessa, essa è sempre accompagnata dal senso di una grande responsabilità sociale, direi politica in senso lato. La fotografia, va detto, non è mai oggettiva, è invece profondamente soggettiva e direi è tanto più soggettiva quanto più è onesta, perché rende esplicita l'intenzione che sta dietro al linguaggio fotografico. Tutto questo è particolarmente vero per Salgado, ben consapevole che ogni fotografia è una scelta e che anche nelle situazioni più difficili bisogna decidere se volerci essere, avendo sempre ben chiaro in mente perché ci si trova in un determinato luogo e che cosa si sta facendo. Il terzo e ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi è legato alla pazienza, all'empatia e infine alla dignità. Nel libro Dalla mia terra alla terra, Salgado esordisce affermando: chi non ama aspettare non può diventare fotografo. E racconta del proprio incontro con una tartaruga gigante sull'isola Isabella delle Galapagos. Ogni volta che Salgado tentava di avvicinarla, questa si allontanava. Dopo alcuni tentativi ha deciso di farsi conoscere, dedicando del tempo a imitare il suo comportamento, camminando accovacciato, fino a quando è stata la stessa tartaruga ad avvicinarsi ed è stato possibile cominciare a fotografarla. Un'esperienza simile Salgado la racconta riguardo alle tribù di Indios incontrate nel progetto Altre Americhe, popoli di grande cultura, in gran parte massacrati e perciò divenuti diffidenti, come la tartaruga delle Galapagos, verso rappresentanti della cosiddetta civiltà occidentale. Questi esempi ci raccontano una fotografia che è non solo pazienza, ma anche empatia verso i soggetti fotografati, siano essi umani oppure animali. Un'empatia basata non solo sulla quantità di tempo trascorso a costruire un rapporto con il soggetto, ma anche e soprattutto sulla passione dedicata a ogni singolo progetto. Infine, e con questo veramente chiudo, l'aspetto della dignità. Questo è un tratto essenziale della fotografia di Salgado. In tutti i suoi reportage, molto spesso realizzati in luoghi e situazioni in cui la condizione umana è umiliata e degradata, penso alle immagini del genocidio del Ruanda, alla fame in Africa, ai percorsi estenuanti dei migranti o anche alla condizione di molti dei lavoratori, di workers. Ebbene, l'obiettivo di Salgado non indugia mai su aspetti denigranti o compassionevoli. Al contrario, anche in tali situazioni Salgado ci restituisce la dignità dell'uomo e della donna come tratto caratteristico della condizione umana. E così facendo, aggiungo io, dà dignità a ciascuno dei propri progetti e a loro insieme collettivamente. Grazie.
scusate tutti, ma è impossibile per me di parlare in italiano, no? Io c'è mio amico di 30 anni o più, Roberto Koch, che lavoriamo sempre dopo tutti questi anni e che va a fare grande favore di fare per me una traduzione, più che traduzione, una interpretazione speciale di che vuoi parlare. E vuoi parlare in francese. Io so che mai è impossibile di parlare in italiano, ma Roberto va a fare meglio che me, per me. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir dans cette ville fantastique, cette ville avec un port incroyable. Il y a aujourd'hui, on a fait un très très beau voyage dans les ports de Gênes pour regarder la ville à partir de la mer. Il y a me disait une chose. Elle dit, écoute, peut-être je suis ce que je suis, parce que je suis né dans une grande ville de port. Elle est née à Vitória, Espírito Santo au Brésil, où il y a un des plus grands ports du Brésil. Et les ports, les villes de port, elles ont cette caractéristique d'être ouvertes sur le monde. Elles reçoivent le monde et elles envoient vers le monde. Et votre ville, c'est la ville, peut-être d'Italie, qui a envoyé plus de votre culture, plus des Italiens dans la planète entière. Buonasera, è per me un grandissimo piacere essere qui a Genova questa sera insieme a voi. Genova, che è questa città fantastica, che ha un porto incredibile. Oggi abbiamo avuto il piacere di poter fare un giro nel porto per poter vedere le meraviglie di Genova con la vista dal mare. E vedendo tutto quello che Genova rappresenta dal mare, parlando con Lelia, mia moglie, lei mi diceva: sai, io forse sono quello che sono perché sono nata in una città con un porto, Vitória, in Brasile, che significa una città che è aperta verso il mondo, così come Genova e tutte le città di porto sono non solo aperte verso il mondo, ma anche in qualche modo desiderose di andare loro stesse verso il mondo. E Genova forse, anzi senza dubbio, è sicuramente la città italiana da cui sono partiti la maggior parte delle persone che sono andate verso destinazioni più lontane. E in questo senso, Genova è très importante nella nostra vita, nella vita dei nostri enfants, perché l'arrière-grand-père de Lélia, il è partito da qui, verso il Brésil. On calcule que vers la moitié du siècle 19, n'est-ce pas? Donc, au fond de nous-mêmes, de notre famille, on est très liés à cette ville. E bisogna pensare sempre, quando si pensa alla vita, andare avanti anche nel futuro, ma anche nel passato. E la vita nostra è la vita dei nostri figli. E in questo senso il legame che noi abbiamo con Genova è anche un legame preciso, perché un antenato di Lelia nel metà del 1800 è partito proprio da Genova verso il Brasile, dove poi la famiglia si è sviluppata e lei è nata. Quindi i nostri legami sono dei legami fisici che esistono da molto tempo. Je suis profondément touché pour avoir reçu ce prix, qui pour moi un des plus importants prix que j'ai jamais reçu dans ma vie. Primo Levi, pour moi, c'est un symbole énorme,
de nous tous qui sommes là, n'est-ce pas? De tout le monde qui sont dans cette ville, de tout le monde qui sont dans nos pays. Parce que Primo Levi, c'était simplement un être normal, un homme ordinaire, un homme qui a fait ses études, qui a devenu un gène scientifique, et qui un jour, sans peut-être comprendre vraiment pourquoi, il était attrapé par la bestialité, par la brutalité, mis dans un train, comme un animal, comme un bétail, ramené dans des camps de concentration, dans un pays où il ne pouvait pas comprendre, dans un climat qu'il ne comprenait rien de tout, dans un peuple qu'il n'avait pratiquement jamais vu, il était lancé là-bas. Peut-être à cause de son esprit scientifique, il a pu noter, mémoriser, détailler tout ce qu'il a vu de la façon la plus simple, en montrant que l'absurdité peut devenir la normalité, qui peut être la plus grande intelligence de l'être humain, et peut-être la seule intelligence de l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Il s'adaptait à une vie la plus terrible qu'on puisse imaginer, où le seul espoir qu'on avait, c'était la mort, parce que tout était tellement difficile, tellement dur, que la seule possibilité d'échapper, c'était à travers la mort, en attendant la mort à chaque jour, n'est-ce pas? Et que tout ça, ça devient une façon de vivre, une normalité de vie. Mon identité avec ses prix, c'est que la majorité des gens que j'ai rencontrés dans la planète, que j'ai photographiés dans la planète, ils étaient dans cette condition. Des gens qui étaient arrachés de chez eux, qui avaient une vie normale, qu'il avait un travail, qu'il avait une maison, un jour, sans savoir pas pourquoi, ils étaient jetés sur la route, sans savoir où ils allaient atterrir. Ils étaient à la recherche d'un autre point d'équilibre, parce qu'ils ont vécu un équilibre comme Primo Levi. Ils allaient atterrir n'importe où, souffrir n'importe quelle violence, mourir par des milliers, à la recherche simplement d'un droit de vie, n'est-ce pas? Donc, recevoir ces prix pour moi, c'est de compléter un cycle de ma vie, c'est de toucher l'autre point d'un cercle qui était ma vie, n'est-ce pas? D'avoir une reconnaissance dans mon travail, qui à la fin, mes photos, ce n'est pas mes photos. Mes photos, ce sont les gens que j'ai photographiés. Avoir la reconnaissance de mon travail, c'est avoir la reconnaissance de la souffrance de la majorité des gens que j'ai photographiés. Io sono veramente profondamente toccato, commosso da questa sera, da ricevere il premio intestato a Primo Levi, perché Primo Levi è un simbolo per me, un simbolo per noi tutti, ma è un simbolo per noi tutti non solo qui dentro, ma dappertutto. È un simbolo per tutti coloro che sono nel mondo. Primo Levi era un uomo normale, che aveva una vita normale, aveva una capacità straordinaria per gli studi scientifici, era uno scienziato che improvvisamente, senza sapere perché, è stato brutalmente travolto, tolto dalla sua vita normale, messo attraverso un'azione bestiale, violenta, in un treno che l'avrebbe portato altrove, e in questo treno che poi è arrivato in un campo di concentramento, in un luogo
in cui lui, che non conosceva, che non aveva mai visitato, in una lingua che non conosceva e con gente che non aveva mai avuto modo né di comprendere né di conoscere. E tutto questo accompagnato da una violenza terribile. Forse per la sua capacità, per la sua sensibilità scientifica, ha cercato di memorizzare tutto con la semplicità di chi si accosta alla vita attraverso gli studi scientifici, e in qualche modo ha fatto sì che questa assurdità, queste condizioni impossibili da immaginare, fossero gestite con la sola dote che l'uomo ha e che forse ha in misura maggiore degli altri, cioè l'intelligenza che gli ha dato la capacità di adattamento, la capacità di un adattamento che è arrivata ad accogliere la possibilità di una vita la cui unica speranza in realtà era la morte. Le condizioni in cui viveva lo portavano ogni giorno a pensare che l'unico modo per uscire da quella situazione era aspettare la morte, che ogni giorno poteva arrivare, che ogni giorno in qualche modo poteva essere la speranza che arrivasse. Quindi capisco, comprendo la terribilità di tutto ciò, e la mia identità con questo premio è veramente un'identità assoluta, e mi fa un piacere enorme, un onore enorme averlo ricevuto stasera, perché come Primo Levi le persone che io ho fotografato durante il corso della mia vita si sono trovate molte di loro in condizioni simili, sono state violentemente tolte dal quell'equilibrio di vita che avevano, che in molti casi era un equilibrio precario, sono stati gettati per la strada, sono stati costretti a passare una gran parte della loro vita alla ricerca di un eventuale altro equilibrio, passando dei momenti di sofferenza terribile, vivendo una violenza continua, morendo a migliaia di morti per una ricerca di un mondo che gli permettesse di vivere in pace. E questa ricerca è una condizione di vita che è diventata la loro vita. Per me, quindi, ricevere stasera questo premio è in qualche modo ovviamente una grande conquista, perché è un riconoscimento del mio lavoro, ma fino in fondo, pensandoci, sono davvero contento, perché questo significa che le mie foto, di cui si riconosce il valore, in realtà non sono le mie foto, ma sono le persone. Le mie fotografie sono le persone che io ho fotografato, e in questo senso è un riconoscimento per loro. Et pendant toutes ces années que j'ai fait mes photos, ça fait plus de 40 ans que je tourne dans le monde en train de photographier, j'ai pu nous connaître en tout petit peu, nous les êtres humains. Et je me pose des sérieuses questions. Quel animal sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi on est comme on est? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Qu'on regarde ce qui a souffert pour Primo Levi. Regarde les pouvoirs qui s'est mis en place à cette époque en Allemagne. La brutalité que ces pouvoirs s'est mis en place. La façon rapide que ces pouvoirs a eu la facilité de détruire la démocratie en Allemagne. De s'installer avec un appui énorme de sa propre population, l'appui que ce régime naziste il a ici dans votre pays, dans l'Italie, avec un gouvernement, n'est-ce pas, fasciste. Un pays comme la Croatie, que c'est votre voisin ici à côté, qui a provoqué les plus grandes brutalités qu'on puisse imaginer, qui a éliminé pratiquement tous les juifs qui étaient en Croatie, tous les gitans qui étaient en Croatie, toutes les minorités qui étaient en Croatie. D'avoir un pays comme l'Angleterre qui était à la fin la grande
concentration des forces qui a détruit le nazisme. Mais une grande partie de la haute bourgeoisie anglaise appuyait les régimes fascistes. Les royalistes anglais, ils étaient beaucoup plus proches des nazismes que vraiment de la proposition anglaise de politique. Les Français, les jours que Berlin a tombé, les derniers combats qui se faisaient dans les métros de Berlin, ce n'étaient pas des troupes françaises qui se battaient contre les Russes, des gens qui étaient pro-nazistes. Ce qu'on voit dans notre planète aujourd'hui, ce n'est pas très différent. À ce moment que je vous parle, qu'on est là, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Appuyé par la Russie, appuyé par tellement d'autres forces politiques. Quand a commencé les brutalités en Syrie, un grand ami à nous, qui c'était le négociateur des Nations Unies, qui s'appelle Paulo Sérgio Pinheiro, un Brésilien, qui était avec nous à l'université à Paris, c'était le négociateur des Nations Unies. Il rentre de Syrie en passant par Paris, il vient manger à la maison, et il nous dit, écoute, ce qui va se passer en Syrie, c'est une chose imprévisible, la brutalité qui va se passer en Syrie. On essaye aux Nations Unies à tout prix d'arriver à un accord entre les forces de bien, entre les pays européens, entre la Russie, entre les États-Unis, mais personne ne s'accorde ailleurs. Tout le monde, sans exception, va vers la rupture. Et j'ai peur, il nous disait, que cette rupture va provoquer peut-être un génocide, va provoquer un désastre sans limite. Et on est là dans les désastres sans limite. On n'a pas pu retenir. Qu'est-ce qu'il y a pu retenir? Qu'est-ce que les politiciens en Italie ont fait? Qu'est-ce que les politiciens en France ont fait? Ils ont attisé la guerre. Qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont poussé à la guerre. Les Russes, les Américains. Et les peuples syriens. Les peuples syriens, aujourd'hui, ils sont détruits. Ce que j'ai pu voir en Irak, j'ai connu l'Irak, un pays en voie de développement, un pays équilibré, où les vieux, ils avaient droit à une retraite, ils avaient le droit d'être assis dans une place comme les gens que je vis aujourd'hui au port de Gênes, avec calme, en jouer avec ses petits enfants. Et qu'est-ce que c'est l'Irak aujourd'hui? C'est un pays réduit à l'âge de la pierre. Une intervention sur l'Irak motivée par un gouvernement des États-Unis qui, par un mensonge, disait qu'ils avaient une arme de destruction massive. Mais c'était un mensonge, ça ne savait rien. On regardait plutôt le pétrole qu'une autre chose. Et on a mis un pays à destruction totale et qui, nous tous ici en Europe, en train de vivre des proches ces désastres. Et quelle différence il y en a entre ça? Il y a un moment qui, pour Imolevi, a subi toute la conséquence de cette violence dans les camps de concentration. Est-ce qu'il y a une différence à tous ces gens qui sont en train de mourir, à ces moments que je vous parle, en Syrie, en Irak, avec ce qui s'est passé à cette époque? Il n'y a pas. Et sommes-nous tous? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Peut-être qui nous ont trompés toute la vie. Notre philosophie de départ, de Platon, de Socrate, de la règle de base de notre ville, de la cité, notre religion de base, la religion de base en Italie, le christianisme, où Christ a dit « Aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Peut-être que ça c'est fou. Peut-être que notre vérité, c'est donner à chacun ici dans cette salle, dans cette ville, un fusil et qu'on va se battre jusqu'à la fin, qu'on se tue nous-mêmes. Peut-être c'est ça qu'on mérite. Mais si ce n'est pas ça, il faut qu'on discute. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on trouve une manière de faire une autocritique de notre manière de vivre.
qu'on trouve une certaine honnêteté dans nous-mêmes pour que nos gouvernements soient honnêtes. Parce que si nous, on n'est pas honnêtes, nos gouvernements ne peuvent pas être honnêtes pour qu'on puisse peut-être construire une société différente où on puisse vivre, où nos enfants puissent vivre, où on puisse avoir vraiment un sens communautaire, où on puisse avoir un sens de la solidarité que peut-être on a perdu, n'est-ce pas? On est simplement des individus, mais peut-être qu'on n'est pas vraiment une société. Mais si on veut survivre comme espèce, il faut qu'on devienne vraiment une société. In tutti gli anni che ho lavorato facendo fotografie, sono più di 40 anni che vado in giro per il mondo a far fotografie, e ho avuto l'occasione di conoscere un po' gli esseri umani nelle diverse parti del mondo e mi è venuta sempre una domanda sempre più urgente, sempre più importante. Ma noi chi siamo veramente? Che facciamo? Perché facciamo le cose che facciamo? E pensando alla sofferenza che appunto ha vissuto Primo Levi, a tutto quel periodo, a quello che è successo nel mondo, in Europa, in quegli anni, alla brutalità che è stata sperimentata, pensando al regime nazista e al regime fascista che avete vissuto anche voi in Italia, che cosa ha significato questa distruzione continua della democrazia? Come è potuto succedere, per esempio, che in Europa, in Croazia, ci fosse una brutalità così violenta contro gli ebrei, contro gli zingari, un'oppressione pazzesca, ma anche nelle altre parti dell'Europa, in Inghilterra, ad esempio, come laddove ovviamente ed è lì che è partita l'offensiva finale contro il nazismo, che ha distrutto il nazismo e che ha ridato le possibilità all'Europa. Però ci sono stati i realisti inglesi che erano vicino ai nazisti e che hanno continuato ad appoggiarlo, e in Francia che pure ha vissuto un'occupazione terribile, le ultime battaglie prima di liberare Berlino erano di alcune truppe realiste francesi contro i russi. E oggi il nostro mondo dove sta andando, cosa sta facendo, cosa succede in Siria? Credo tutti lo sappiate, c'è una situazione terribile, c'è una violenza incredibile, una guerra in cui la Russia e altre forze politiche sostengono azioni di guerra violente, e c'è una diffusione terribile con una grande brutalità. E c'è, a proposito della brutalità della Siria, c'è una persona che conosco, che è un mio amico, che si chiama Paolo Sergio Iniero, che era il negoziatore del tavolo di discussione delle Nazioni Unite sulla Siria, e rientrando a... Rientrando a Parigi è venuto, abbiamo invitato a pranzo a casa, abbiamo parlato un po' e ci diceva che era esterrefatto dalla difficoltà che aveva riscontrato a questo tavolo negoziale e dalla impossibilità di arrivare a un accordo, nonostante a parole tutti fossero in favore di questo accordo. Ma di fatto nei comportamenti ognuno lavorava verso una rottura, e questa rottura si domandava con una grandissima preoccupazione che cosa avrebbe provocato, se poteva provocare un genocidio addirittura, un disastro senza limiti. E ora siamo lì, è quello che sta succedendo, ed è incredibile che i rappresentanti politici dei governi europei, dell'Italia, dell'Inghilterra, della Francia, degli Stati Uniti, della Russia, tutti agiscano in qualche modo senza avere nessuna efficacia nel fermare la guerra, e in realtà questa guerra avanza e il popolo siriano
non ha voce in capitolo ed è costantemente distrutto e obnubilato da queste terribili azioni di guerra violenta. Ma pensando anche all'Iraq, io ho conosciuto l'Iraq prima, quando era un paese che era avviato verso uno sviluppo graduale, ma uno sviluppo continuo. Io vedevo una generazione di anziani che vivevano la loro pensione a cui avevano diritto con una certa calma, con flemma, circondandosi anche dei bambini e di quello che poteva significare vivere una vita dedicata al futuro. Oggi l'Iraq è un paese ridotto all'età della pietra. È terribile riconoscere tutto ciò, ma questo è vero. L'intervento che è stato generato in Iraq da una menzogna colossale generata dagli Stati Uniti, che hanno sostenuto che l'Iraq fosse in possesso di armi di distruzione globali, ma in realtà pensavano e continuano a pensare soltanto alla possibile incidenza del petrolio di questi paesi, hanno generato una distruzione pazzesca dell'Iraq. E l'Europa non è stata in grado di fare la differenza. Ma qual è, mi chiedo, rispetto al mondo di oggi, qual è la differenza con quello che ha vissuto Primo Levi? C'è davvero una differenza? Io non credo, io non lo so, diciamo che non lo so, ma mi sembrerebbe di poter dire di no. Cosa possiamo fare? Cosa ci aspetta? Cosa possiamo fare? Forse è la domanda più profonda che mi sono fatto, è che se la nostra società è quella che si è sviluppata a partire dalla filosofia di Platone, di Socrate, che ci hanno insegnato i primi rudimenti della civiltà e che poi è stata integrata dalla filosofia religiosa, dalla religione in cui crede la maggior parte appunto di voi italiani, ma anche noi, nel cristianesimo, questo comandamento di amare ognuno il proprio prossimo che viene dal cristianesimo è forse quello che definisce di più la nostra natura umana, o non è forse invece che non siamo affatto portati per questo? Dovremmo forse rinunciare a tutto ciò, dovremmo prendere atto che la nostra natura umana è quella di avere ognuno un fucile e chi è più bravo distrugge l'altro, e forse siamo solo capaci di distruggersi l'uno con l'altro. Ma se invece non è così, se invece abbiamo fiducia che la nostra natura umana possa essere quella che abbiamo definito con la nostra filosofia, con la nostra capacità di società, dovremmo cominciare da un'autocritica molto più profonda, un'autocritica del nostro modo di vivere, cercando di essere ispirati a un'etica che magari dobbiamo ancora definire in modo preciso, ma un'etica che ci permetta di individuare delle persone che ci governino con un'attitudine fondamentalmente onesta. E immaginare di poter vivere in una società differente significa poter vivere in una società che dà spazio all'infanzia, che riconosca il valore della solidarietà che noi abbiamo, credo, perduto, dimenticato. Noi siamo piuttosto degli individui, non siamo ancora una società, ma tutto ciò può nascere solo se noi, come esseri umani, potremmo essere in grado di garantire la nostra sopravvivenza solo costruendo una vera società. Une des choses qui m'a touché le plus en lisant ce qu'a vécu Primo Levi dans ces camps de concentration, dans un pays qui n'était pas le sien, c'était le seul moment de plaisir qu'il a eu, un vrai plaisir. C'était le jour qu'il avait un peu de soleil, où il pouvait être la lumière, où cette lumière de la nature chauffait sa peau. C'était le jour qu'il pouvait regarder les montagnes au loin. Là, il savait qu'il avait la nature, n'est-ce pas? Le jour qu'il pouvait toucher à la terre. Donc, les restants pour lui, c'était la torture la plus totale du travail, dans la menace de mort,
della famiglia, delle malattie, ma il momento di piacere, c'était le tout petit peu che resta della planeta per lui, c'est là qu'il trouvait ses sources de survie. Écoute, il faut qu'on pense sérieusement ça. Nous, on sortit de notre planète, n'est-ce pas? Il y a juste quelques centaines d'années, que ce n'est rien quelques centaines d'années dans l'histoire de notre système, parce que notre planète, on croit qu'elle a au moins 6 milliards d'années. Quelques centaines d'années, ce n'est rien. Mais jusqu'il y a quelques centaines d'années, on vivait très proche de la nature. On était nature. On n'avait pas encore créer ces énormes concentrations urbaines qu'on a créées et qui a provoqué un énorme déséquilibre de notre relation, de cet animal que sommes nous, qui sommes nature, qui sommes une partie de toutes les espèces des autres animaux, on a sorti des autres espèces. Je me doute que dans cette salle, il y a une seule personne capable de savoir que les oiseaux qui sont là, sur un arbre à côté de chez elle, il est capable d'être amoureux de l'autre oiseau qui est à côté, n'est-ce pas? On s'éloignait. On a vu au Japon l'autre jour un tsunami. Quand tous les autres animaux, par les instincts de survie animale, ils sont partis, les oiseaux ont parti, les insectes sont partis, tout le monde a parti. Le seul homme n'a pas parti. Et quand ça venait, cette énorme vague de tsunami, on a pu regarder à travers la télévision, parce que ça s'était filmé en direct, les gens arrêtaient pour voir la mort venir sur eux, ils étaient tués. On a perdu notre vrai instant de survie. Ce qui a garanti notre survie jusqu'aujourd'hui comme espèce, c'est notre spiritualité. Et c'est nos instants animaux qui ont garanti ça. On est en train de les perdre. Ça veut dire qu'on n'est plus de cette planète. On est devenu des aliens. Ceux qui vivent, j'ai dit hier dans une conférence de presse, les gens qui vivent à Genova, les gens qui vivent à Rio de Janeiro, les gens qui vivent à Beijing, ils ne vivent plus en Italie, ils ne vivent plus au Brésil, ils ne vivent plus en Chine. Ils ne connaissent pas les fleuves de Chine. Ce matin, dans les bateaux, on regardait une montagne fabuleuse qu'il y a à côté. Combien de gens ici sont marchés là-haut de cette montagne? Ça doit être un endroit le plus fantastique, cette montagne. On n'y va plus, n'est-ce pas? On est très, très proche d'abandonner notre planète. Si on ne fait pas un effort de respecter cette planète, d'arrêter de détruire massivement notre planète, de faire un retour au moins spirituel vers notre planète, va être compliqué pour notre espèce. N'est-ce pas? Et Lel et moi-même, on a commencé ce projet qu'on vient de décrire, de planter des arbres au Brésil. C'était un moment pour moi très difficile. Je venais de sortir de quelques reportages que j'avais faits ici à côté, en ex-Yougoslavie, que j'ai vu la brutalité la plus terrible qui a touché au fond de mon âme. Au Rwanda, avec les génocides qu'on a passés au Rwanda, j'étais dedans, j'ai vu, j'ai photographié. J'ai sorti tellement malade que j'ai retourné dans la ferme où je suis né. Mes parents ont devenu vieux, nous ont donné cette terre à Lélia et moi. Et Lélia a eu l'idée de replanter la forêt qui était là-bas avant, quand j'étais un enfant et qui n'était plus. Et en reconstruisant cette forêt, en touchant la terre, en revenant vers la terre, j'ai fait ma guérison. Comme Primo Levi faisait la guérison quand il pouvait toucher la nature. Moi, j'ai touché la nature. J'étais guéri par la terre. J'ai découvert que la chose la plus importante, ce n'est pas nous. C'est l'espèce des fourmis. C'est l'espèce des termites. C'est les espèces des oiseaux, ce sont les espèces végétaux. Elles sont aussi importantes que la nôtre. La nôtre n'est pas exclusive, ce pays est tout le monde, ces planètes est tout le monde. On est en train de les perdre.
un moment quelconque, on sera tellement dehors de la planète, parce qu'on ne sera plus. Aujourd'hui, on est déjà la majorité de la population de la planète qui vit en ville. On ne vit plus à la Terre, on ne vit plus dans la planète, n'est-ce pas? Qui peut-être qu'au moment qu'on quitte cette planète, elle est beaucoup plus proche qu'on l'imagine. Les côtés que j'ai milité avec Léla toute la vie vis-à-vis de l'être humain, au moment de cette brutalité au Rwanda, en ex-Yougoslavie, j'ai perdu l'espoir pour notre espèce. Je suis revenu vers la Terre m'a sauvé. Je crois qu'on peut être seulement nous tous sauvés par la Terre, par la planète. Il faut qu'on revienne vers notre planète. Peut-être qu'à ce moment, on va tourner cet équilibre qu'on a perdu, ces fils éthiques qu'on a dépassés. Il faut qu'on comprenne que l'important, c'est le tout. L'important, ce n'est pas seulement nous, notre espèce. Il faut qu'on arrête de raisonner seulement vis-à-vis d'un seul animal. Il faut qu'on raisonne vis-à-vis de toutes les autres espèces, animaux, végétaux et minéraux. Il faut qu'on retourne à notre planète si on veut survivre comme espèce. Au moins, c'est ça que Léla et moi, on imagine qu'on devra faire. Pour nous deux, on fera comme ça. Merci beaucoup. Una delle cose che più mi ha commosso nel leggere i libri di Primo Levi era il pochissimo piacere che poteva provare durante la sua vita, e l'unica cosa che lui dice che a un certo punto aveva esercitato un piacere verso di lui nelle condizioni in cui viveva così terribili era di notare che quando c'era il sole c'era più luce, questa luce toccava la natura e si sentiva l'effetto della luce, e questo gli permetteva di guardare verso le montagne. Quindi di fatto l'unico piccolissimo momento di non sofferenza, di non tortura, era rappresentato in qualche modo dalla terra. Il resto della sua vita, la gran parte della sua vita era tortura, una violenza continua, minacce di morte continue. E soltanto l'unica speranza che aveva era quella di uscire, ma aveva comunque un rapporto piuttosto inesistente anche con la natura. E noi dobbiamo, credo, pensare veramente seriamente a tutto ciò. Sono alcune centinaia di anni che abbiamo cambiato un po' il nostro sistema di vivere. Alcune centinaia di anni sono niente rispetto alla vita della Terra. La vita della Terra si crede che abbia intorno ai 6 miliardi di anni, quindi alcune centinaia di anni sono nulla rispetto a questo tempo così lungo. Ma comunque poche centinaia di anni fa eravamo molto più vicini alla natura, eravamo dentro la natura, soffrivamo ma eravamo dentro la natura. Poi progressivamente c'è stato l'inizio di una concentrazione urbana continua e costante che in qualche modo ha portato uno squilibrio complessivo. Noi come animali siamo usciti dalla natura. Abbiamo creato delle condizioni in cui non siamo stati più in grado di riconoscere, come facevamo prima, il comportamento delle altre specie. Pensate per esempio nei giorni scorsi lo tsunami che è successo in Giappone. Abbiamo visto che quel fenomeno così terribile della natura però in qualche modo dava delle possibilità alle altre specie. Gli insetti, gli uccelli sono partiti, soltanto gli uomini si sono trovati a dover coesistere con un fenomeno così terribile, con queste onde gigantesche che non avevano avuto la capacità di comprendere prima, e quindi l'uomo stesso ha perduto
l'elemento principale della propria capacità di sopravvivenza, che è basato sulla propria condizione spirituale e in qualche modo è collegato a un istinto naturale, un istinto animale, perché siamo una specie animale. Noi siamo diventati degli alieni. Dicevo ieri alla conferenza stampa con i giornalisti che chiunque viva oggi a Genova, ma anche a Rio de Janeiro o a Pechino, non vive più veramente in Italia o in Brasile o in Cina. Vive nella città in cui vive, ma questo non significa conoscere i fiumi che scorrono vicino lì a dove vive, non significa conoscere le montagne, per esempio. Qui intorno a Genova ci sono delle montagne meravigliose. Io mi chiedo quanti di noi sono stati su queste montagne con continuità, tanto da conoscerla. Io credo che abbiamo perso veramente una vicinanza e siamo addirittura ormai lontani in maniera continuativa dalla Terra. Essere lontani dalla Terra significa essere lontani dal pianeta che abitiamo. Quindi di fatto questa distruzione massiccia e continua che facciamo del pianeta in cui abitiamo ha bisogno di essere contrastata da un ritorno spirituale che ci porti ad una vicinanza di tipo diverso con il pianeta. Io e Leli abbiamo deciso, come avete sentito prima dai discorsi degli altri, di creare questo grande progetto di piantare degli alberi in Brasile. Questo è stato iniziato dal fatto che la mia attività di fotografo mi ha portato a vedere e essere testimone di brutalità e di violenze gigantesche nel mondo e in particolare l'ultimo, la goccia che proprio non sono riuscito a sopportare più, è stato il genocidio successo in Ruanda. Ho fatto delle fotografie terribili, delle testimonianze terribili di quello che succedeva, ma tutto questo mi ha ammalato, mi sono proprio profondamente ammalato, avevo perduto la speranza e questa malattia non sapevo come curarla perché era una malattia spirituale. E allora c'era la fattoria dove io sono nato e che abbiamo potuto riprendere e che era gestita dai miei genitori, ma nel frattempo era stata gestita dai miei genitori, ma nel frattempo c'era stata una deforestazione massiccia nella Mata Atlantica del Brasile. E allora Leli ha avuto questa idea di ripiantare la foresta, un'idea importantissima per noi, perché mi ha ridato la possibilità di ricostruire un rapporto con la mia terra e con la terra, che è anche la nostra terra. Ma tutto questo mi ha guarito, quindi diciamo, piantare un albero, piantare milioni di alberi come abbiamo fatto, è stato l'elemento che mi ha consentito di guarire. Un po' come per Primo Levi era il rapporto con la natura che eventualmente avrebbe significato una guarigione spirituale. Ma la cosa che ho imparato, che ho appreso, che vorrei che condividessimo insieme con gli altri esseri umani come voi, come tutto il resto del mondo, è che non è così importante quello che succede di noi. Ci sono milioni di specie, noi siamo una delle specie, siamo una delle specie animali, ci sono le termiti, ci sono gli uccelli, ci sono le formiche. Noi abbiamo perso il senso di questa varietà gigantesca che abita il mondo di vita. Noi oggi ormai abbiamo superato la maggioranza degli uomini che sono sulla terra, vivono in città, sono urbanizzati. Quindi abbiamo in qualche modo perduto il rapporto col nostro pianeta e questa brutalità che siamo arrivati ad agire così tanto in questi anni era quello che mi aveva lasciato senza speranza. Non avevo più speranza che gli esseri umani avrebbero potuto continuare la loro esistenza. Il ritorno alla Terra è quello che mi ha salvato. E quindi forse un atteggiamento di rispetto maggiore con la Terra potrebbe essere la soluzione che in qualche modo ci riporta a ritrovare un equilibrio che abbiamo perduto, a ritrovare quel filo etico che abbiamo
sorpassato, che abbiamo abbandonato, ma quello che è veramente importante di comprendere, da cui dobbiamo partire, di partire dal fatto che noi come esseri umani siamo una specie animale e ci sono molte altre specie animali e ci sono molte specie vegetali e molte specie minerali, e quindi dobbiamo capire che siamo una piccola parte di un tutto, ed è il tutto che è l'unica cosa veramente importante. Come je suis un photographe, il faut que je parle un peu sur mes photos. Et je vais profiter pour vous présenter 10 photos qui on va les projeter là tout de suite pour vous parler de chacun, de ce qu'elle présente chacune de ces photos. C'est seulement une image qui derrière elle, il a tout un drame, il a toute une histoire qui s'est passé et qui ont touché des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Donc, on va projeter quelques-unes de ces images où je vais commenter. Et c'est possible de projeter la prima image, mais je sollecito anche de cortar la luce. Grazie. Permesso, Roberto. Siccome sono fotografo, credo sia importante comunque che io abbia la possibilità di mostrarvi alcune fotografie. Allora io ho portato qui 10 fotografie che vorrei ora proiettarvi e farvi vedere, perché ognuna di queste immagini ha dietro di sé un dramma, e delle storie che riguardano centinaia di migliaia di persone. Ma ora, se è possibile proiettare la prima foto, vi parlerò di ognuna di queste. Cette première photographie, je l'ai fait au Cambodge. Je suis venu au Cambodge à l'époque que je faisais des photos dans un livre qu'on a présenté ici en Italie, qui s'appelait La mano dell'uomo, livre sur le monde du travail. Je suis venu au Cambodge pour faire les plantations des riz, les travailleurs dans les rizières. Et en arrivant au Cambodge, arrivant à Phnom Penh, j'ai vu des centaines, des milliers de personnes handicapées par les mines antipersonnelles. Cet enfant qu'on a sur cette photo, on peut regarder qu'il n'a pas une jambe, que l'autre est profondément blessé. Cet enfant était dans son école, dans la classe, comme un groupe de Khmer Rouge voulait s'imposer à son village. Les paysans ont résisté, ne voulaient pas rester sur leur domaine. Pendant que les gamins étaient à l'école, ils ont rempli des mines antipersonnelles, la sortie des classes. Et quand c'est arrivé au moment de la récréation que les enfants ont sorti, plusieurs enfants ont explosé sur les mines. Ils ont perdu leur jambe. Ils ont devenu handicapés pour toute la vie. Je suis venu dans ce pays pour faire les photos des travailleurs. J'ai abandonné. J'ai fait un reportage sur les personnes handicapées par les mines. Vous savez, vous en Italie, vous êtes des grands producteurs des mines antipersonnelles. Mon pays, le Brésil, c'est un grand producteur de mines antipersonnelles. On les produit en France, aux États-Unis, en Russie, on les produit partout. Vous imaginez un ingénieur qui a une profession de dessiner une mine et on sait ce qu'elle va faire, la mine. C'est quelque chose de très spécial, n'est-ce pas ? Une industrie qui produit les mines. Moralement,
Si on devait faire une échelle sociale des valeurs, ça serait la dernière dans toutes les échelles sociales. Mais quelle différence de produire des mines que d'avoir des écoles où on prépare les hommes pour tuer les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que sont l'armée? L'armée, c'est ça. Quand on produit des avions de combat, et vous produisez beaucoup en Italie, des hélicoptères de combat, tout ça, c'est pour tuer. C'est pas pour une autre chose, n'est-ce pas? Combien de ressources dans notre planète on dépense sur les armes? Écoute, on a besoin d'à peu près 20 milliards d'euros pour reconstruire toute notre vallée écologiquement, replanter des centaines de millions d'arbres, reconstruire un système d'eau. Notre vallée, c'est aussi grande que le Portugal. Ça peut sembler beaucoup d'argent, 20 milliards de dollars. Le Brésil est en train d'acheter 40 avions de combat. 40 avions de combat. Ça coûte presque autant que reconstruire toute une vallée en plantant des centaines de millions d'arbres. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent pour replanter la planète. C'est qu'on fait une allocation absurde de nos ressources. Comme cette gamin qui était victime de toute notre industrie, de toutes nos politiques, de toute une folie qui s'est installée au Cambodge après le départ des troupes colonialistes françaises, avec l'arrivée des troupes stratégiques américaines, avec l'influence de l'Union soviétique, avec toute la pression extérieure. On a fini au Cambodge, presque comme dans les camps de concentration de l'Allemagne. On a fini avec des millions de morts. Vous rappelez très bien les photos de ces camps de morts au Cambodge. Des gens qui partaient sur les camps de rééducation et qui étaient torturés, qui finissaient, qui mouraient par des milliers, avec des dizaines, des centaines de milliers comme ces gamins handicapés. Et donc, quand on regarde une image comme ça, c'est vraiment la petite pointe d'un iceberg. Derrière, il y a tellement de choses qu'on pourrait se faire une autocritique, de travailler d'une autre manière dans notre société. Questa prima fotografia che vedete, io l'ho fatta in Cambogia, ero andato in Cambogia per il lavoro che poi avrebbe portato alla realizzazione del libro, del mio lavoro che ho chiamato La mano dell'uomo e che poi è stato esposto in moltissimi paesi, perché volevo raccontare il lavoro nelle piantagioni di riso in Cambogia. Ma sono arrivato a Phnom Penh e ho visto la situazione di molti centinaia, migliaia di bambini che erano ridotti in una situazione di handicappati a causa delle mine antipersona. Questo bambino, se guardate bene la fotografia, non ha una gamba e l'altra gamba è ferita profondamente. La sua storia è che stava in una classe, a un certo punto nella sua scuola, e sono arrivati i Khmer Rossi nel villaggio della classe dove stava il bambino e hanno in qualche modo minacciato la popolazione del villaggio, che ha resistito, e questa resistenza della popolazione del villaggio è stata punita violentemente attraverso la disseminazione di mine antipersona in tutto il territorio del villaggio. E uscendo dalla scuola con la ricreazione, molti di loro sono saltati sulle mine che erano lì intorno, hanno perduto le gambe e sono handicappati per tutta la vita. Io quindi ho cambiato la mia destinazione e ho cambiato il mio progetto, mi sono occupato di questa situazione degli handicappati generati dalle mine antipersona. Voi lo sapete, voi in Italia, lo sapete che l'Italia è uno dei più grandi produttori di mine antipersona.
non è il solo, ma certamente uno dei più grandi. Le mine antipersonali sono prodotte in Francia, in Brasile, negli Stati Uniti, in Russia, ma potete mai immaginare che cos'è il lavoro di un ingegnere che lavora in una fabbrica di mine antipersona e che le deve disegnare? Ma che tipo di lavoro è? Che cosa significa pensare di mettere su un'industria per la produzione di tutto ciò? Se noi dovessimo dare un giudizio morale di tutto questo, sarebbe all'ultimo livello della scala sociale, un'industria che si occupa di produrre sistemi di annientamento. È come immaginare una scuola che forma le persone a diventare assassini di altri uomini. E quante risorse noi dedichiamo alle armi? Per esempio, voi sapete che, non sapete, ve lo dico io, nella nostra valle in Brasile c'è un fiume che deve essere rimesso, riutilizzato, ricreato, e per far questo lavoro, è un lavoro molto lungo, ma soprattutto servono molti soldi. Il finanziamento di cui abbiamo bisogno è un finanziamento gigantesco di 20 miliardi di euro, ma sapete, 20 miliardi di euro è una cifra colossale, è una cifra che non si riesce neanche a immaginare, ma non si riesce neanche a immaginare quanto costa un aereo da combattimento, che sono cifre paragonabili. E noi in Brasile abbiamo ordinato 40 aerei da combattimento, per cui vedete che è soltanto una questione di dove si allocano le risorse. Non è che non ce le abbiamo, noi ce le abbiamo, ma avremmo la possibilità di allocarle in maniera diversa. E tutto quello che è successo in Cambogia, come dicevo, è successo quando le truppe colonialiste francesi hanno abbandonato il paese, e in qualche modo poi, attraverso l'influenza di tutte le altre nazioni, gli Stati Uniti, la Russia e la Cambogia, è diventato un posto in cui si sono verificati milioni di morti. Milioni di morti, una situazione non dissimile da quella che era dei campi di concentramento nazisti. Ci sono state migliaia, milioni di persone che sono state torturate, e centinaia di migliaia di bambini che sono stati costretti in condizioni di handicap per tutta la vita. Per cui questo è soltanto l'inizio di una possibile autocritica, perché noi dobbiamo assolutamente trovare il modo di lavorare in un altro modo nella nostra società. La foto seguente. Questa fotografia è un... cette photo, excusez-moi, c'est un autre drame qui s'est passé un moment dans notre société. Peut-être que les plus jeunes qui sont ici n'ont pas écouté parler, mais les gens un peu plus vieux ont écouté. C'était les boat people, les gens qui abandonnaient le Vietnam, qui abandonnaient le Cambodge à cause de la pression communiste et qui cherchaient une autre manière de vivre. Ils voulaient simplement chercher une meilleure façon de vivre. Ils ont parti par des millions. Ils prenaient des petits bateaux de pêche, ils remplissaient des mondes. Exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Méditerranée. Pas différent du tout. Exactement la même chose. On ne parlait pas beaucoup à cette époque ici parce que ça se passait loin. Aujourd'hui, on parle beaucoup parce que ça se passe dans chez vous, n'est-ce pas? Mais c'était à peu près la même chose. Et cette photographie représente les réfugiés qui partaient du Cambodge et qui arrivaient à Hong Kong. Hong Kong, qui c'était une des villes les plus développées de la planète, faisait partie de la Grande-Bretagne. C'était peut-être le niveau de revenu par tête le plus haut du monde. Et tous les réfugiés qui ont eu le malheur d'arriver à Hong Kong, ils ont été considérés plus des réfugiés, mais des immigrants illégaux. Ils étaient mis dans des prisons. Et ces enfants que vous regardez dans cette photo, ils sont nés en prison. Ils ont grandi en prison. Ils allaient à l'école dans la prison. Ils ne connaissaient aucune liberté.
Il voyait les oiseaux, parce que les oiseaux volaient là-dedans quelquefois. Mais hors ça, il ne connaissait rien de cette ville de Hong Kong. Et quand on imagine de la façon qu'ils ont été traités en Australie, en Indonésie, partout, et c'était des gens honnêtes, des gens qui simplement cherchaient une autre manière de vivre, qui n'étaient pas d'accord avec un système politique. Ils avaient le droit de ne pas être d'accord, c'est le droit fondamental de tout le monde. Ils ont fini, comme ces enfants, dans un camp de concentration et en train d'arriver, d'avoir ces enfants nés en prison comme ces gars. Quest'altra fotografia riguarda un altro dramma della nostra società di questi decenni, il dramma dei boat people. Forse qualcuno di voi non ricorda perché è troppo giovane, ma è successo con i profughi che scappavano dal Vietnam e dalla Cambogia sotto la pressione del comunismo che li spingeva a scappare e cercavano semplicemente un altro modo di vivere. E quindi prendevano le piccole barche dei pescatori e attraversavano il mare per cercare di arrivare in un luogo che gli permettesse un altro modo di vivere. È la stessa cosa che sta succedendo da anni nel Mediterraneo, molto vicino a voi, e di questo si parla ovviamente oggi molto perché succede in Europa, vicino a tutti noi, vicino a voi, ma era la stessa identica cosa dei profughi che partivano, questi bambini che sono nella fotografia rappresentano dei profughi che partivano dalla Cambogia che arrivano a Hong Kong. Hong Kong che è il centro, forse uno dei posti più sviluppati del pianeta in quegli anni. Hong Kong era ancora parte di pertinenza dell'amministrazione inglese, era quindi un posto molto importante, molto ricco e molto sviluppato. Ma questi profughi che arrivavano dalla Cambogia erano considerati degli emigranti illegali e quindi sono stati rinchiusi in queste prigioni. I bambini sono nati in queste prigioni, si sono sviluppati e sono cresciuti in queste prigioni, sono andati a scuola nelle prigioni, non sanno nulla di quello che c'è a Hong Kong. Sì, vedono come vediamo noi gli uccelli perché gli uccelli gli volano sopra, ma non hanno nessuna esperienza di Hong Kong perché sono sempre stati in prigione. E la stessa cosa è successa negli altri luoghi dove arrivavano, in Australia, in Indonesia, ma queste erano persone oneste che hanno semplicemente cercato di sfuggire a una brutalità pazzesca e si sono ritrovati per semplicemente affermare il loro diritto, che è il diritto di ogni essere umano a vivere in condizioni le migliori possibili per sé, si sono ritrovati rinchiusi in dei campi di concentramento con i loro bambini. La prossima fotografia, c'est une photographie que j'ai fait dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Ce sont ou des Hutus ou des Tutsis qui ont fui une vague de brutalité tellement immense. À cette époque, on a eu, comme vous venez de dire, le plus grand génocide après la Deuxième Guerre mondiale. On a eu à peu près 2 millions de personnes qui ont été tuées de manière terrible. Moi, j'ai eu un rapport très, très personnel, très proche avec les Rwandais. J'étais jeune économiste, j'ai travaillé à l'Organisation internationale du café à Londres, où je faisais ces missions avec la Banque mondiale vers des pays d'Afrique. Et le premier pays que je suis venu en Afrique, c'était le Rwanda, comme jeune économiste. J'ai devenu ami d'un monsieur que je l'adorais. Il s'appelait Joseph Munyakindi. Monsieur Munyakindi venait à Londres représentant l'organisation, les Office de culture industrielle du Rwanda. Et c'est moi qui étais le responsable du Rwanda, l'Organisation internationale du café. Il venait manger chez nous.
Quand j'ai fait mon premier voyage au Rwanda, c'est avec M. Munyakindi qu'on a voyagé tous les Rwanda. Après, je suis devenu photographe. Quand j'ai fait mon livre qui s'appelait La main de l'homme, je suis venu faire des photographies dans les plantations de thé que j'ai aidé à développer au Rwanda. On a fait le premier financement des plantations de thé au Rwanda. Et c'est M. Munyakindi qui m'a aidé à nouveau. Quand c'est venu les vagues de brutalité, mon ami était tué, sa femme était tuée, tous ses enfants étaient tués. J'ai perdu mon ami. Et comme ça, dans un pays avec 7 millions d'habitants, on a tué des millions de personnes. On dit que c'est une guerre raciale, que c'est un groupe de Hutus contre un groupe de Tutsis, mais ce n'est pas vrai. C'est un pays vraiment petit, le Rwanda, avec une énorme croissance de population. Un pays exportateur de café et de thé, avec un prix mondial de café et un prix mondial de thé, chaque fois plus bas. Avec une population chaque fois plus grande. On a accentué d'une manière tellement énorme les problèmes sociaux à l'intérieur des pays que, bien sûr, ça a explosé là où les conflits étaient plus évidents entre des grandes races d'un groupe racial qui était dans ce pays et que ça finit avec cette catastrophe que cette photo représente. Questa terza fotografia è stata scattata in un campo profughi in Tanzania. È un campo profughi che raccoglieva le persone di Hutu e Tutsi che si rifugiavano dopo questo evento terribile, brutale, immenso, il più grande genocidio dopo la Seconda Guerra Mondiale. 2 milioni di persone uccise. E questo è successo in Ruanda. Io ho la mia storia personale si è incrociata con Ruanda perché io ho cominciato a lavorare come giovane economista e quando ho cominciato a lavorare lavoravo all'Organizzazione Internazionale del Caffè e il primo paese africano era responsabile dello sviluppo del caffè in Africa. Il primo paese africano che ho visitato è Ruanda perché lì avevo un amico all'Organizzazione Internazionale del Caffè che si chiama Giuseppe Munyakindi e lui era responsabile del Ruanda per l'Organizzazione Internazionale del Caffè. Ho viaggiato con lui in Ruanda e lui quando ho fatto il lavoro sui campi, dopo sono diventato fotografo e quando nel percorso della mano dell'uomo mi sono occupato della coltivazione del tè, delle piantagioni di tè, anche in quelle occasioni ho ricreato il rapporto con Munyakindi e lui mi ha aiutato per realizzare questo reportage. Ebbene, quando è scoppiata la terribile guerra civile in Ruanda, Giuseppe Munyakindi è stato ucciso, sua moglie è stata uccisa, tutta la sua famiglia è stata uccisa. Pensate che in Ruanda aveva 7 milioni di abitanti, di questi 7 milioni, 2 milioni sono stati uccisi. E si dice che tutto questo è dovuto alla perenne conflittualità tra Hutu e Tutsi e certamente è uno dei motivi, ma il Ruanda in realtà era un piccolo paese che aveva una crescita incredibile, un paese esportatore di tè e di caffè, un paese la cui popolazione cresceva in modo tale da essere diventata una crescita esplosiva e questa esplosione dovuta alla impossibilità di risolvere i problemi per tutti si è realizzata laddove c'era una conflittualità più forte e questo poi ha generato quella catastrofe che questa fotografia rappresenta. La prossima fotografia, grazie. C'est une photographie liée encore à ce génocide de Rwanda. Pour moi, c'est une photographie terrible.
C'est une photographie qui a énormément à voir avec Auschwitz, avec les camps de concentration. C'est notre capacité d'adaptation. C'est notre convivialité avec la brutalité à tel point qu'elle devient notre manière de vivre. Sur cette photographie, on voit un père qui vient avec son enfant mort. Il avait un tas de morts. Il avait des morts, ça c'était le début d'une quai de morts qui faisait plus de 100 mètres de long pour 3-4 mètres de large. Dans ces camps de concentration, il y avait, de ces camps de réfugiés, on avait peut-être 15 000, 20 000 personnes qui mouraient par jour. Et on n'avait plus le temps de les enterrer. On les concentrait sur des tas de morts. On venait avec un bulldozer. On ne prenait pas 30, 40 morts à la fois. On faisait un trou commun et on le mettait tous dedans. Et les gens vivaient avec la mort. Ils mouraient tellement qu'un père venait avec son enfant en discutant avec son ami qui était un peu en arrière. Il a jeté son enfant, il est parti en parlant avec ce monsieur qui est derrière. J'ai couru derrière lui, j'ai dit, mais qui est-ce que vous venez de mettre là de la mort? Il dit, c'est mon fils qui est mort cette nuit. Je l'ai suivi un peu, ils sont arrivés dans un bar, petit bar des camps de réfugiés, ils ont bu quelque chose, ont mangé quelque chose, ils discutaient comme si c'était normal. Mais écoute, quand on lit ce qui s'est passé dans les camps de concentration en Allemagne, c'était exactement ça. Ce n'était pas différent de ça. On a vécu tellement dans la mort que la mort, ça fait partie du quotidien. En partant de ces camps de réfugiés, à Goma, au Congo, si j'étais au Congo, quand ces populations qui étaient là, et qu'il y ait une grande pression du gouvernement du Congo pour que ces gens quittent ces camps de réfugiés, à peu près 250 000 personnes ont quitté ces camps de réfugiés et ont rentré dans la forêt tropicale du Congo. Une énorme forêt. Ils ont disparu. Pendant 6 mois, on ne savait pas où ils étaient. Un jour, ils ont réapparu à peu près à 500 km de là, dans une ville qui s'appelle Kisangani. Je suis allé les photographier. Mais quand ils sont arrivés là-bas, les 250 000 qui ont parti, il n'y avait que 35 000. À peu près 215 000 personnes sont mortes. Sont mortes par des famines, par des infections, par des bagarres qui s'éclataient entre eux, par des attaques qu'elles subissent par des mouvements anti-Hutu dans les Congo. En réalité, il n'était que 35 000. Je suis venu, j'ai vécu avec eux. Ils étaient dans un drame de souffrance tellement énorme. Et pendant ces quelques jours que j'étais avec eux, un autre mouvement de guérilla, pro-Tutsi, les a poussés en arrière. Plus aucun restait. Ils étaient expulsés à nouveau pour faire le chemin en retournant. Et on n'a plus jamais rencontré aucun. Tous les autres 35 000 que j'ai rencontrés sont morts aussi. Questa fotografia è anch'essa legata a tutto quello che è successo in Ruanda. È una fotografia che mi ricorda, che mi fa pensare come tutto quanto in Ruanda fosse terribilmente collegato e possibile da collegare a quello che è successo ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento, e riguarda la capacità terribile di adattamento che abbiamo noi uomini, la nostra capacità di avere una sorta di coesistenza possibile con la brutalità e con la morte. Questa fotografia rappresenta un padre con il suo figlio morto che lo sta portando verso un luogo dove si ammassavano i cadaveri. Questo luogo, in questo campo profughi enorme, era un luogo che aveva circa 100 metri di lunghezza e 80 metri di larghezza, e si ammassavano i cadaveri di tutti i morti
che morivano ogni giorno uno sopra l'altro, ma in un campo di questo, in questo campo morivano quasi 20.000 persone al giorno, si spostavano i corpi con dei bulldozer, la vita coesisteva costantemente e continuamente con la morte. E questo, quest'uomo ha gettato il corpo di questo ragazzo solo sopra gli altri e poi si è allontanato parlando con l'altra persona che lo accompagnava. Io sono andato vicino e gli ho chiesto ma chi era quel ragazzo che ha gettato? Era mio figlio che è morto stanotte e l'ho portato lì dove si devono portare i cadaveri. E si comportava come se tutto questo fosse una cosa possibile da raccontare. Sono andati lì con il suo amico, hanno bevuto qualcosa nel campo, c'erano dei punti dove si consumava qualcosa da mangiare, ma la quotidianità era talmente coesistente con la morte che in qualche modo si sono coesisteva con una brutalità e un adattamento pazzesco. In Congo, per esempio, la popolazione del Congo aveva creato 250.000 profughi che erano scappati a un certo punto dal campo per passare attraverso la foresta congolese, una foresta gigantesca, e di queste 250.000 persone a un certo punto non si è saputo più niente per 6 mesi, finché dopo 6 mesi sono stati ritrovati a 500 chilometri di distanza, ma di quei 250.000 erano rimasti in 35.000. Gli altri erano morti per fame, per infezioni, per mancanza di cibo, per degli attacchi dei movimenti anti-Hutu, ma erano riusciti a vivere fino a quel momento. Ma dopo che sono usciti dalla foresta, a un certo punto c'è stato un altro movimento che li ha costretti a ritornare indietro, li hanno espulsi di nuovo. E dopo di questi 35.000 persone che sono tornati sui propri passi, non si è saputo più nulla, sono tutti morti. La prossima fotografia. Cette photo, je l'ai faite très très proche d'ici, n'est-ce pas? On va à Trieste, c'est juste quelques kilomètres de Trieste, cette photo faite en Croatie. Cet enfant, il est devant les trains qu'on voit au fond, il est dans un camp des réfugiés. Et c'était une chose terrible, ce qui s'est passé en Bosnie centrale principalement. La vague de bestialité qui est tombée dessus, n'est-ce pas? La violence que les gens étaient tués, torturés. Mais les premières personnes qui ont senti que la brutalité allait venir, ils sont fuyés en avance. Quand ils sont arrivés ici, proche de la frontière de l'Autriche, ils ne pouvaient pas rentrer dans les autres pays d'Europe parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions idéales d'un réfugié. La condition idéale d'un réfugié, c'était ceux qui étaient torturés, les femmes qui étaient violées. Cela, ils n'étaient pas. Ils sont partis en avant, ils étaient réfugiés comme les autres, mais ils simplement... Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les pays d'Europe. Ils ont resté dans ces trains, en train de voir les autres partir par les trains, mais ils ne pouvaient pas partir, parce qu'ils ne remplissaient pas la condition idéale. C'était quelque chose d'une cruauté tellement immense de voir ces gens qui, pendant des mois, ont resté là, ils n'ont jamais eu le droit de rentrer, parce que, simplement, ils ont prévu che la violenza allait les attendre, ils ont parti un tout petit peu avant. Questa fotografia è scattata non lontano dall'Italia, è vicino a Trieste. Ho fatto questa fotografia vicino a Trieste, in Croazia. Questo bambino vicino all'obiettivo è dietro questo treno. Questo treno in realtà è un campo profughi. In questo treno il bambino è davanti al treno che è un campo profughi. Nel periodo in cui nella Bosnia centrale si è scatenata un'onda di bestialità, uccisioni a non finire, tortura e fuga ovviamente, questi profughi che sono vicino alla frontiera con l'Austria erano fuggiti
un pochino in anticipo rispetto agli altri, perché avevano capito che cosa stava per succedere, ma non corrispondevano alla condizione, tra virgolette, ideale di un profugo. La condizione ideale sono di profughi che hanno subito una violenza terribile, che sono stati torturati, le cui donne hanno subito violenza, e tutto questo genera la condizione di possibile accoglienza da parte di chi deve giudicare. Ma queste persone non erano in queste condizioni, perché avevano anticipato il momento della violenza. La crudeltà terribile è che sono rimaste lì per mesi e mesi in quel luogo perché non avevano il diritto di essere considerati profughi, perché non avevano subito sufficiente violenza. La prossima fotografia. C'est une photographie que j'ai faite au nord de l'Éthiopie, dans la province de Tigré. Et en Éthiopie, s'est passée une chose terrible. On a eu une sécheresse, les populations ont fui la sécheresse. Elles arrivaient dans les camps de concentration au nord de l'Éthiopie et les gouvernements laissaient ces gens mourir de faim. Ils ne donnaient pas à manger. Ils recevaient l'aide qui venait de l'Italie, de la France, du monde entier, n'est-ce pas? Ils les gardaient pour des projets du gouvernement. Et c'était d'alimentation qui allait spécifiquement pour les camps de réfugiés. Ils laissaient les gens mourir de faim. Il amenait les journalistes à les voir mourir de faim. Et les photographies, les films que se faisaient, les faisaient une énorme publicité. Et plus d'alimentation, plus d'argent, plus d'aide venait au gouvernement d'Éthiopie. Et qu'il a permis de créer un projet horrible. Ils ont commencé à déplacer les populations du nord de l'Éthiopie vers l'ouest d'Éthiopie, parce qu'il y avait un mouvement de guérilla dans la province de Tigré et dans la province de l'Érythrée qu'il voulait vider de sa population, parce que la base d'une guérilla, c'était la population, et avec l'argent qu'il prenait les populations, qu'il mettait dans les camps des réfugiés et qu'il les laissait mourir, mais par des milliers par jour, n'est-ce pas? Et toute l'aide qui est allée pour cette population a servi à financer un autre programme de gouvernement. Cette photographie, je l'ai faite dans la province de Tigré. J'ai rentré avec le mouvement de guérilla qui s'appelait les TPLF, c'est le Tigray People Liberation Front. Et ces gens étaient en train de fouiller vers le Soudan quand le mouvement de guérilla a compris que toutes ces populations qui allaient vers les camps de gouvernement, ils étaient en train tous de mourir de famine. Ils ont dévié ces populations. Ils ont fait rentrer au Soudan. Questa fotografia è stata scattata nel nord dell'Etiopia, nella provincia del Tigri. In Etiopia c'è stato un problema colossale, perché c'è stato un problema a causa di una siccità terribile che è passata. Mancava acqua, quindi le popolazioni soffrivano per la fame, ma nel nord dell'Etiopia questa fame si associava a una serie di progetti del governo, governamentali, e questi progetti ottenevano l'aiuto delle Nazioni Unite e del governo per generare poi alimentazione che doveva essere poi distribuita a queste persone che morivano di fame. Ma la realtà è che questo progetto governamentale si è associato e sovrapposto a quello dell'assistenza verso queste popolazioni. In realtà non erano assistite per nulla, e il fatto di far venire i giornalisti, spostarli per fargli vedere quello che stava succedendo, metteva in condizione il governo etiope di mostrare le condizioni in cui queste popolazioni vivevano, lasciarli morire di fame, ottenere altri aiuti, e questo gli ha permesso di spostare una parte consistente della popolazione dal nord dell'Etiopia verso l'est, perché nella provincia del Tigri c'era un movimento di guerriglia che stava crescendo, e questo
era, diciamo, contemporaneamente ostacolato dal fatto che una parte importante della popolazione veniva svuotata e inviata nei campi profughi, e quindi di fatto questo movimento, che poi appunto era il movimento, il TPLF, il Tigray People Liberation Front, ha fatto in modo che poi le popolazioni venissero spostate, ma non riusciva a evitare tutto ciò, finché a un certo punto il governo del Sudan ci si è resi conto di quello che stava succedendo e si è aiutati, e sono stati aiutati questi popoli a entrare in Sudan. Prossimo. La prossima. C'est une photographie que j'ai fait en Angola, l'époque de la guerre en Angola. C'est une chose terrible ce qui s'est passé en Angola, au Mozambique. On a eu des millions de morts, on a eu une répression brutale militaire, parce que c'est par là qu'est passée la ligne de confrontation de la fin de la guerre froide. C'était les pays de l'Est qui finançaient les mouvements de guérilla, qui après la libération des pays devenaient des pays avec un gouvernement de gauche, et les pays de l'Est, principalement aidés par les États-Unis via l'Afrique du Sud, qui faisaient la contrepartie avec des mouvements de droite et qui ont transformé ces pays en vrai enfer, qu'on a détruit toute l'infrastructure de ce pays, qu'on a presque fait de ce pays ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Irak et en Syrie. On a ramené ce pays, qui était un pays déjà avec une infrastructure assez raisonnable, presque à l'âge de la pierre à nouveau. Questa fotografia è scattata in Angola. L'Angola è stato un paese in cui la guerra è passata in modo terribile, così come il Mozambico ha generato milioni di morti. C'è stata una repressione brutale che è stata motivata, causata dal confronto che si è attivato alla fine della Guerra Fredda, quando si stavano ristabilendo tutti gli equilibri delle posizioni di potere e di influenza a livello mondiale. I paesi dell'Est comunisti, attraverso la guerriglia, hanno generato una serie di azioni che poi hanno fatto intervenire a loro volta come controparte gli Stati Uniti attraverso il Sudafrica, e tutto questo ha generato un inferno incredibile che poi ha portato un paese che si stava sviluppando, che era in condizioni di miglioramento progressivo, di nuovo, come dicevo prima, dell'Iraq, all'età della pietra. Cette photo s'était faite dans mon pays, à São Paulo. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de globalisation. À un moment, on a commencé à arriver à la fin de la première grande révolution industrielle. Et des pays comme l'Italie, la France, les États-Unis, les pays riches du monde, ils ont commencé à changer leur modèle d'économie et introduire dans la ligne de production des machines intelligentes, des ordinateurs, n'est-ce pas, des robots, tout ce que vous voulez. Et la grande industrie, l'industrie lourde de ces pays-ci, elle a pratiquement disparu. L'industrie d'acier d'ici, elle est partie au Brésil, elle est partie en Chine. L'industrie automobilistique, presque la même chose, n'est-ce pas? Et comme ça, avec ces déplacements des manières de produire, on a créé le nouveau centre industriel du monde. Il y a l'exemple, on a aujourd'hui la Chine qui est devenue la première puissance industrielle du monde. Et au Brésil, c'était la même chose. Quand je suis né au Brésil, 90% de la population des Brésiliens vivait à la campagne. Et aujourd'hui, 50 ans après, plus de 90% de la population des Brésiliens vivent en ville. On a urbanisé en fonction d'un besoin de l'économie.
Et ça a provoqué une violence dans la société, un déséquilibre tellement brutal. Une ville comme São Paulo, quand Lélia et moi, on habitait à São Paulo en 1969, avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, São Paulo a 23 millions d'habitants. Et donc, les résultats, c'était un déséquilibre dans notre société tellement brutal que les gens arrivaient en ville par des dizaines de milliers à la recherche de travail. Les modèles de production de la campagne avaient changé aussi. On introduit une mécanisation massive dans l'agriculture. On n'avait plus besoin des paysans. Les paysans partaient en ville à la recherche de nouveaux travail, de nouvelles industries. Mais le nombre d'emplois était beaucoup plus petit que les demandeurs d'emploi. Et à ce moment, on a eu une quantité de gens qui vivaient dans les rues. La violence a monté dans notre pays d'une manière incroyable. Le Brésil, qui est un pays d'une tranquillité énorme, a devenu un enfer. Et le résultat, c'est que beaucoup d'enfants, de ces gens qui vivaient dans la rue, quand une mère avait un bébé, elle ne pouvait pas l'élever. Elle déposait ce bébé à la porte des institutions de l'État. Ici, c'est une de ces institutions qui s'appelle FEBEN, c'est le Fonds de bien-être social. Et par des centaines, par des milliers, on avait ces enfants qui n'avaient pas ni de père ni de mère, qui c'était des orphelins sans être d'orphelins. Et donc, c'était une violence. Aujourd'hui, tous ces crimes qu'on a au Brésil, à São Paulo, à Rio, dans les grandes villes brésiliennes, elles sont nées là-dedans, n'est-ce pas? Et cette photo, je l'ai faite un jour qui faisait froid, mais qui avait du soleil. Encore comme Primo Levi, on a sorti ces enfants pour que les rayons du soleil les réchauffent un petit peu. Questa fotografia è fatta nel mio paese, in Brasile, una fotografia scattata a San Paolo, una fotografia scattata in un periodo che era, testimoniamo di quello che era successo dopo la fine della prima rivoluzione industriale, dove quando i modelli economici dei paesi occidentali, i paesi più sviluppati, hanno cominciato a cambiare a causa dell'arrivo delle cosiddette macchine intelligenti, attraverso l'utilizzazione sempre più massiccia dei computer, la creazione dei robot, e questo ha fatto sì che le industrie pesanti di trasformazione di produzione venissero progressivamente spostate verso altri luoghi, in massima parte verso la Cina e altri paesi dove c'è stato uno spostamento enorme dei luoghi di produzione, tanto che poi la Cina è diventata la prima potenza mondiale per produzione in questi anni. Il Brasile era passato in una situazione, in 50 anni, da una situazione in cui il 90% dei brasiliani viveva in campagna a una situazione in cui oggi più del 90% vive in città. Quindi una situazione sconvolgente, un bisogno che cambiava costantemente a seconda dei bisogni generati dall'economia. E questi bisogni erano originati da uno squilibrio tremendo che generava una violenza. Pensate che San Paolo nel 1969 era una grande città, aveva 5 milioni di abitanti, oggi ne ha 23 milioni, quindi in poco più, in circa 50 anni c'è stato un aumento pazzesco della popolazione. E questo squilibrio totale ha fatto sì che decine di migliaia di persone erano senza lavoro, i contadini venivano spostati dalla campagna perché non c'era più possibilità di guadagno con i prodotti del lavoro che facevano con l'agricoltura, e non c'era lavoro per chi lo cercava. C'erano migliaia, centinaia di migliaia di persone che arrivavano nelle città alla ricerca di un lavoro che non trovavano, e questo ha scatenato una violenza incredibile. Un paese tranquillo come era prima il Brasile è stato testimone di violenze tremende, e molte delle mamme che avevano dei bambini che avevano partorito, li lasciavano perché non erano in grado di curarli, di farli crescere, li lasciavano in dei luoghi istituzionali che erano stati creati apposta. Questo era
il Lefben, il luogo Feben, il luogo dove si creava il benessere cosiddetto, e quindi questi bambini erano degli orfani senza che lo fossero veramente, e tutta una serie di crimini potenziali del Brasile sono stati generati da questa mancanza di paternità, di maternità. E questa fotografia è stata scattata un giorno che era freddo, ma era un giorno in cui a un certo punto è uscito un po' di sole, e ancora una volta, come per Primo Levi, ho scattato questa fotografia in un momento in cui c'era un pochino di calore che toccava i loro corpi. Cette photographie, je l'ai fait au Mexique, sur un train qui partait de la frontière du Guatemala en allant vers les États-Unis, à peu près 3000 km, 3500 km. Ce train était rempli des jeunes immigrés qui quittaient l'Amérique centrale parce qu'ils n'avaient pas de travail. Aucune possibilité de travail en Amérique centrale. Et les pays du Nord, très riches, avaient besoin de main-d'œuvre. Et ils partaient, ils montaient dans ces trains. Beaucoup de gamins dormaient là-dessus, parce que les voyages sont longs. 3500 km, après plus d'une semaine de voyage là-dedans. Et tomber dans un train comme ça, c'est la mort. Il y avait des groupes qui sortaient de El Salvador, des groupes de bandits qui s'appelaient les Mara Salvatrucha. Les Mara montaient dans ces trains pour voler ces immigrés. Les immigrés n'avaient rien, mais n'importe quoi. Ils les prenaient. Ils savaient qu'ils n'avaient rien, on les jetait des trains. Donc il y avait encore des polices mexicains qui protégeaient ces immigrés, et pour qu'au moins ils arrivent en paix de l'autre côté du Mexique pour essayer de rentrer clandestinement aux États-Unis. Et un jour, discutant avec des enfants, et c'était des enfants, c'était des gamins qui avaient 17 ans, 20 ans, 22 ans maximum. Un me disait une chose fondamentale, il m'a dit. Il m'a dit, écoute, je pars aux États-Unis, je vais trouver un travail. J'espère travailler 7 jours par semaine. J'espère accumuler un tout petit peu d'argent et faire venir ma fiancée, où je pourrais me marier, avoir mes enfants. Ça, c'est le minimum qu'on a le droit d'avoir. Ça, c'est le minimum que chaque être humain a droit d'avoir. C'est sa dignité, n'est-ce pas? Il était en train de se battre purement, simplement pour son dignité. Il risquait sa vie, n'est-ce pas? Et ça, j'ai appris une leçon énorme. Quand je suis dans un pays, dans mon pays, et je trouve un immigré, je le respecte beaucoup, parce qu'il a souffert beaucoup pour arriver ici. Ce sont les meilleurs de sa société. Ce sont les meilleurs qui partent. Ce sont ceux qui ont le courage de souffrir. C'est le courage de se battre contre tous les éléments pour aller travailler. Ils viennent simplement pour travailler. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Questa fotografia l'ho fatta in Messico. In Messico è un treno che parte dalla frontiera del Guatemala, che attraversa tutta l'America centrale e poi arriva negli Stati Uniti, e man mano che segue questo percorso, che è lungo circa 3500 chilometri, si riempie progressivamente di gente che vuole immigrare verso gli Stati Uniti, gente che è alla ricerca di un lavoro. Questo percorso dura circa una settimana, un viaggio lungo, e passando attraverso diversi paesi. Per esempio nel Salvador ci sono situazioni in cui questi immigrati soffrono anche di violenze inattese e che sono contro di loro, perché nel Salvador c'è la Mara Salvatrucha, che
attacca questi immigrati per rapinarli, non hanno niente con sé, non hanno niente, ma quando questi assalitori li attaccano cercano di portare via tutto quello che trovano, ma se non trovano nulla li gettano dal treno e non si può cadere da quel treno perché sarebbe la fine. Tutto questo per arrivare negli Stati Uniti. E io, alcuni di loro parlando mi hanno detto, io parto per gli Stati Uniti perché cerco di entrare per trovare un lavoro, la mia ambizione massima è quella di poter lavorare 7 giorni alla settimana, lavorare tanto in modo tale da poter mettere da parte qualche soldo per far venire la mia fidanzata e magari poi sposarci, fare dei figli. E questo è il minimo diritto a cui ha diritto ogni essere umano, ed è incredibile che delle persone debbano lottare con tanta capacità di resistenza per affermare un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti. Io quando vedo un immigrato nel nostro paese, io tendenzialmente lo rispetto molto, perché la realtà è che chi parte spesso sono i migliori, perché hanno sofferto molto, ma sono quelli che hanno più possibilità e più capacità di arrivare, proprio perché rappresentano la parte migliore del loro paese. Cette dernière photographie, je l'ai choisie parce qu'elle a beaucoup de ressemblances à tout ce qui se passe aujourd'hui ici en Italie, en Méditerranée. C'est un bateau des gens qui abandonnent l'Afrique et qui traversent la Méditerranée. C'est une photo que j'ai faite entre l'Espagne, entre le Maroc et l'Espagne. Vous voyez, quand les pays européens qui ont colonisé l'Afrique ont quitté l'Afrique, ils n'ont laissé rien derrière. Ils ont tout pillé. C'était des pillages que les pays européens ont fait en Afrique. Le jour que les Anglais ont parti de la Zambie, ils ont laissé un seul médecin africain. Ils ont formé un seul médecin africain. Ils n'avaient pas de technicien, ils n'avaient rien. Ils ont cassé le modèle traditionnel de ce pays en transformant ce pays dans le modèle d'urbanisation européen. Ils ont créé de grandes villes, ils ont ramassé des populations pour les servir autour de ces villes. N'est-ce pas? Ces pays producteurs de matières premières, les prix de ces matières premières, elles ne sont pas formées en Afrique. Elles sont formées ici, dans les bourses des marchandises des pays européens, des États-Unis. Qu'un homme au Rwanda, au Nigeria, au Ghana, il travaille autant que vous ici en Italie, peut-être plus. Il travaille de matin au soir. Quand la lumière apparaît, il commence à travailler. Quand la lumière disparaît, c'est l'arrêt de travailler. Il travaille 12 heures par jour. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne, ce n'est pas suffisant pour acheter des bons habits. Il ne peut pas acheter une voiture. Il n'a pas une maison. Il n'a pas un compte en banque. Il ne peut pas mettre ses enfants au travail, à l'école. Mais lui, il travaille autant que nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe. Les produits qu'il produit, il n'a pas un prix honnête, il a un prix négatif. Il paye avec sa santé, il paye avec l'éducation de ses enfants, il paye avec le manque d'abri, le manque de maison, n'est-ce pas? On le paye négativement, son travail. Il ne peut pas survivre. Il faut qu'il vienne chercher une manière de survivre ici. Et on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre tous les bateaux de guerre pour bloquer cette Méditerranée. Ils passeront encore. Simplement, ça va arrêter les jours qu'on va comprendre qu'il faut qu'on change ce modèle. Il faut qu'on paye honnêtement les matières premières. Il faut qu'on investisse vraiment dans ce pays.
Il faut qu'on crée une condition de vie. Les gens n'ont pas un plaisir d'abandonner ses parents, sa famille. Les gens n'ont pas un plaisir d'abandonner ses places. Ils sont obligés de le faire. Encore, ce sont les meilleurs qui viennent. En plus, il faut lier ça, la déstabilisation que nous-mêmes avons créée en Libye, en Égypte, en Irak, en Syrie. Et donc, les résultats de cette migration, c'est nous-mêmes qui avons provoqué. Il faut qu'on l'assume. Il faut qu'on se comporte d'une autre manière. Quest'ultima fotografia che vi mostro, ve la mostro perché somiglia a tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera, a tutto quello anche che ci ha raccontato Primo Levi. Questa fotografia è una barca di immigrati che abbandonano l'Africa per venire in Europa. È una fotografia fatta tra il Marocco e la Spagna. E quello che è successo in Africa per far sì che queste persone abbandonino i paesi africani per tentare di venire in Europa è qualcosa che abbiamo provocato noi dall'Europa, perché i paesi europei colonialisti, quando se ne sono andati, hanno lasciato nei paesi che avevano colonizzato, non hanno lasciato quasi niente, sono andati via portandosi dietro tutto e soprattutto non lasciando nulla di che avrebbe potuto consentire uno sviluppo di questi paesi. Quando gli inglesi hanno lasciato lo Zambia, hanno lasciato lì un solo medico, non avevano formato nessun tecnico, non avevano prodotto nessun sistema di sviluppo che avrebbe potuto proseguire nello stesso modo da solo, attraverso quello che le popolazioni di quei paesi avrebbero potuto fare. Avevano soltanto intenzione di creare delle grandi città per creare dei poli produttori, produttivi, mentre questi paesi sono dei paesi produttori di materie prime, e le materie prime che loro producono spesso arrivano dove abitiamo noi, ma il vero problema è che il prezzo a cui queste materie prime sono vendute non lo decidono loro, viene deciso nelle borse finanziarie, viene deciso con meccanismi che derivano da decisioni che vengono prese in paesi europei, nei paesi economicamente più ricchi. Se un uomo in Ruanda, in Nigeria o in Ghana lavora dalla mattina alla sera, da quando sorge il sole a quando tramonta, lavorando più di 12 ore, ma se quello che guadagna da questo lavoro non gli permette di avere una casa, di avere un modo per spostarsi, un'automobile, non gli permette di poter mandare i propri figli a scuola, allora che cosa succede? Qual è il motivo di questa ingiustizia? Lui lavora come noi, lavora lo stesso tempo nostro, ma perché non ha denaro sufficiente per pagarsi queste cose? Perché il prezzo a cui vende i prodotti che produce non è un prezzo onesto. Questo prezzo in realtà è un prezzo negativo, è un prezzo che oltre a lavorare lui paga con l'aggiunta della sua salute, con l'aggiunta della mancanza di poter fornire un'educazione scolastica ai propri figli, con la mancanza di una casa decente, con un prezzo che mette a rischio la sua vera sopravvivenza. E quindi queste popolazioni vanno via perché cercano di creare una situazione di lavoro per loro che sia corrispondente al bisogno che questo lavoro dovrebbe soddisfare in termini economici. Queste popolazioni arrivano con tutti i mezzi. Noi possiamo inventarci qualunque sistema di sbarramento, possiamo creare una flotta di navi da guerra che non faccia passare nessuno. Bene, passeranno, continueranno a venire, perché devono poter arrivare dove c'è una possibilità di vita. Questo per loro non è un piacere, non è una cosa bella, né un desiderio che gli appartiene quello di lasciare il loro paese. Ma ancora una volta sono solo i migliori, quelli più in gamba, che partono, perché devono sfamare le loro famiglie e devono garantire delle condizioni di futuro per i loro figli. E poi in più siamo sempre noi che continuiamo ad aggiungere, oltre a quello che è stato generato dall'epoca postcolonialista, anche altri elementi di destabilizzazione, come in Libia, come in Egitto, come in Iraq, come in Siria,
come dicevamo prima, noi siamo noi, noi Europa, che abbiamo provocato tutto questo, e dobbiamo una volta per tutte assumere la responsabilità di ciò. Scusate ancora, prima di chiudere io vorrei portare il saluto del 101° Leve alla signora Leila Sargado qui in prima fila.